One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Se siete alla ricerca di un film che vi incanterà sin dal primo minuto di visione, allora non potete perdervi questo fantastico lungometraggio d'animazione. Uscito nel lontano 2002, questo film ha fatto la storia del cinema, perché è il primo a essere stato interamente prodotto al computer con uno stile completamente nuovo e differente dalle classiche produzioni Disney. Sto parlando dell'Era Glaciale. La storia ci porta indietro di ben 20.000 anni, durante una glaciazione che minaccia l'estinzione di numerose forme di vita, animali compresi. In mezzo a questa situazione difficile, incontriamo tre animali dalla personalità forte e accattivante. Diego, la tigre furba, Manny, il mammut scontroso e malinconico, e infine Sid, il bradipo dalla parlantina svelta e petulante. A questi si aggiunge Scrat, uno scoiattolo che con la sua ghianda inciderà sulla sorte degli altri animali, causando la rottura di un ghiacciaio. In questo contesto avventuroso, questi animali parlanti con caratteri e intenzioni molto diverse fra loro si incontrano e decidono di unirsi per affrontare insieme la migrazione di massa. Ma le cose si complicano quando una banda di tigri vuole attaccare un accampamento di uomini di Neanderthal, colpevole di aver ucciso alcuni felini. Il capobranco ordina a Diego di rapire un neonato, ma la mamma riesce a fuggire con il bambino e a consegnarlo casualmente a Manny e Sid sulla riva di un fiume. Pronti per l'era glaciale! La temperatura sta precipitando e si gela la coda. Come sappiamo che è un'era glaciale? Non hai visto il ghiaccio che c'è? E il mondo intero sta emigrando verso sud. Mamma? Tranne quattro spostati che andranno dalla parte opposta. Io non mi muovo da qui. Da qui inizia un'avventura incredibile che porterà questi animali molto diversi fra loro a stringere amicizie dopo mille peripezie, grazie alla quale la tigre Diego riuscirà persino a cambiare le sue brutte intenzioni. Ma l'appuntamento con il destino è inevitabile e arriverà il momento in cui la tigre dovrà svelare agli amici i suoi obiettivi e il pericolo che incombe su di loro con l'arrivo del branco dei suoi simili. Riusciranno a cavarsela? Per scoprirlo, non perdete questo imperdibile lungometraggio d'animazione. Nella versione originale, le voci dei personaggi sono affidate ad attori di grande calibro come Ray Romano e John Leguizamo, mentre in quella italiana figurano nomi altrettanto importanti come Pino Insegno, Claudio Bisio e Leo Gullotta. Il successo di questo film è stato tale da creare una vera e propria saga composta da 5 episodi cinematografici e uno spin-off con le avventure dello scoiattolo, unico animale non parlante, oltre a una serie di cortometraggi per la gioia di grandi e bambini. L'era glaciale è su Disney Plus. Fazzoletti 1 su 5. Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché è un film divertente ma a tratti un pizzico commovente che mostra quanta strada ha fatto il mondo dell'animazione, anche da un punto di vista tecnologico. Buon divertimento!